Qualcuno pensava di colpire solo me, invece ha colpito le persone del centro sociale polivalente È più bello insieme. È un lungo sfogo quello che Angelo Moretti, direttore del consorzio Sale della Terra, esprime sulla vicenda della struttura di Via Firenze, che analizza evidenziando i troppi errori commessi, quei motivi burocratici addotti dal comune sulla chiusura della struttura. Sono, per Moretti, inefficienza burocratica. Abbiamo un gruppo di famiglie disabili che chiedono la prosecuzione di un servizio. I fondi regionali sono arrivati, si è parlato nei mesi precedenti di mancanza di fondi regionali impropriamente, perché ogni anno i fondi regionali arrivano l'anno successivo. I servizi sociali da sempre si basano sugli impegni di spesa, le erogazioni regionali, come oggi succede per Città Spettacolo. È evidente quindi che personalizzano e non guardano il bisogno. Se uno guardasse il bisogno, 25 persone disabili, i soldi ci sono, l'imputazione di spesa già c'erano prima, oggi c'è anche la cassa perché la Regione Campania ha erogato, è evidente che vogliono portare il conflitto su una questione personale. Noi non ci stiamo, ma soprattutto diciamo è un fallimento loro. Immediata la risposta del comune. Il vice sindaco di Benevento Oberdan Picucci e l'assessore alle politiche sociali Anna Orlando definiscono la nota il risultato di un delirio di onnipotenza di Moretti. Ricordano il ritardo dell'erogazione dei fondi regionali e ribadiscono che l'operatore economico La Solidarietà, che gestisce la struttura, lo fa nella compiacenza delle amministrazioni passate, utilizzando però un immobile di proprietà comunale senza pagare canone e utenze e con servizi come mensa e trasporto erogati gratuitamente dalla Caritas.